Salve ragazzi, benvenuti alla terza parte di Pokémon Perla. Allora, eravamo rimasti che dovevamo consegnare un pacco a Barry che si trova a Giubilovoli. Quindi questa è la nostra missione che dobbiamo svolgere. Ok, ci dirigiamo a Sabbiafine. Dopo aver superato Sabbiafine ci sarà Lucinda che ci dirà come si catturano i Pokémon. Come se non lo sapessimo, però se uno inizia il gioco come me che all'inizio ho cominciato con Pokémon Perla, però non sapevo come si catturavano i Pokémon, ma fa niente. Allora, nuovamente uno Starly. Ok, i primi Pokémon che voglio catturare sono Starly e Shinx. Poi vedremo chi catturare come altri. Ok, percorso 202, ecco Lucinda. Diciamo che ora non c'è niente da commentare perché spiegherò come si catturano i Pokémon. Quindi non dirò niente perché è scontato come si catturano dei Pokémon. Ok, ora usa il Chimchar di Lucinda, usa Graffio e indebolisce molto Bidoff. Mi ricordo che un mio amico, che è Simone Todaro, che è su YouTube, mi aveva scambiato un Chimchar che era talmente disubbidiente che se gli dicevo di fare Graffio usava Fulmi Sguardo. Era pazzesco perché ancora non è che avevo cominciato tanto il gioco, ancora avevo un Primplup, quindi non era da tanto e ancora non potevo controllare i Pokémon di un certo livello. Quindi è stata un po' dura, però non è che ci è voluto poi tanto per dargli i comandi giusti, perché giustamente poi ho battuto le palestre, i Pokémon poi mi hanno ubbidito. Ok, questa cosa mi ricorda tanto il Charmeleon di Ash, che non voleva fare mai niente quello che voleva che faceva Ash. Comunque, dopo questa parentesi, ecco uno Shinx che possiamo benissimo catturare perché è pure a un livello alto. Ok, bello, pure con prepotenza. Mi sono accorto che in Pokémon Platino molti Shinx non hanno la prepotenza. Ok. Infatti io in Platino il primo Shinx che ho catturato era senza prepotenza. Ok, di nuovo botta. Perfetto. Ok, direi che si può usare una Pokéball adesso. Ok. Pokéball. Usa. Ok. Speriamo di poterlo catturare. Di quando? Ok, va bene, dai, non fa una piega. Proviamo a indebolirlo un po' di più. Non penso che dovrebbe. Ecco, infatti. Comunque stavo dicendo, non penso che dovrebbe essere Sauce. Ok. Usiamo la nostra quarta Pokéball. Tanto così comprano. Dovremmo catturarlo. Sì, infatti abbiamo catturato il nostro primo Pokémon che è Shinx. Ok. Pokémon baleno, tipo elettro, altezza 5 mm, no scherzo, comunque, è in grado di generare elettricità con i muscoli delle zampe anteriori. Il suo corpo brilla se in pericolo. Ok.
Certo, era uno scherzo quella cosa dei millimetri, perché era impossibile avere un Pokémon di 5 millimetri. Non, anche se esso sarebbe troppo pazzesco, ecco. Allora, Bidoff sinceramente per ora non mi interessa, semmai lo cattureremo in seguito. Ora voglio curarmi Shinx e Piplup. Mi sembra già di averlo detto, comunque io non darò soprannomi ai Pokémon, tranne per quelli che dovrò scambiare poi qua nel gioco. Però tutti gli altri non darò soprannomi. Perché relativamente mi piace dare i soprannomi ai Pokémon. Mi piace lasciarli con il loro nome. Ok. Non so se ci arrivo ad arrivare a Giubilopoli in questa parte, però vedremo. Ok, uno stabile lo vorrei maschio, così Staraptor poi sarà abbastanza forte. La nostra prima lotta con un allenatore, dopo di questa chiudiamo la parte. Ok, perfetto, cominciamo! Ricky Pullo ha solo uno Starly? Va benissimo. Livello 5. Comunque mi devo allenare i Pokémon perché presto a Giubilopoli ci sarà una lotta contro Barry. Ok, chi avrà Chimchar e Starly? Wow, ha più velocità. Ok. Dai, usiamo il giro. Almeno indeboliamo un po'. Perché quando sei all'inizio del gioco, Ruggito, queste mosse così sono buone. Ok, botta. Ullala. Ok. Botta e dovremmo batterlo. Sì, vabbè. Ok. Perfetto, abbiamo vinto la nostra prima lotta. Dovrebbe salire di livello. Sì, infatti. A livello 6. Perfetto. Grazie, grazie, lo so. No, scherzo. Ok. Bene, interrompiamo qui la parte. Ciao, ci vediamo alla prossima, la parte 4. Bye!